Allora, ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Qui è sempre Angelo Fares, qui è sempre Studio Life. E oggi facciamo un video un po' diverso perché il Fares parte. Torno a casa, torno in Sardegna. Niente contro la legge, ho tutte le autorizzazioni, ho un tanto così di scartoffie che ho dovuto compiere per poter tornare. Vi faccio vedere un po' la situazione, va bene? Allora, qui vedete c'ho il bagaglio pronto, mancano le ultime cose, il pigiama, dentro ci sono i microfoni, asti, c'è di tutto. Qui invece la postazione, la mia camera, posto che avete imparato a conoscere in questi video, in questo periodo youtubico. Come vedete, viene un po' la tristezza vedere che è tutto vuoto. Devo essere sincero con voi ragazzi, non ho mai amato particolarmente questa casa. Mettiamola così, ho avuto case migliori, ho avuto stanze migliori, però un po' la tristezza me la mette. Comunque è la fine di un'era, no? Cioè, è un po' come quando ti lasci con la tua ragazza dopo un anno di frequentazione. Se ti lasci un motivo c'è, però hai sempre un po' con l'amaro in bocca, un po' paura di non averla apprezzata appieno. Perciò nulla, io adesso così, era solamente per introdurvi al video, io adesso mi faccio i panini, mi chiudo il bagaglio. Questo sarà il mio letto per stanotte e ci becchiamo direttamente domani mattina quando esco di casa. Bella! Buongiorno. Oggi è la mattina del 4. Controllino rapido, non so se si vede, ma è 36,3. Allora, io sono un eterno paranoico, quindi sono di 5 e mezzo di mattina, ho il treno fra un'ora. Questa è una Trento all'alba, praticamente deserta. Come ho detto, sono un eterno paranoico, per cui sto andando a prendere il treno un'ora prima, perché ho paura ci possano essere dei problemi con i limiti dei posti a sedere e tutte queste robe qua. Sono talmente paranoico che stampo i biglietti perché ho paura che non mi duri la carica del telefono, per dire così. Ho superato tutti i controlli, ho imbarcato il bagaglio, mi hanno chiesto ogni documento vagamente chiedibile. Che bella la luce che c'è qui, tra l'altro un po' bianca, ma pieno di polizia. L'aeroporto inaspettatamente era vuoto. Sto facendo questo update proprio per discutere di questo, perché era previsto questo esodo di massa dal nord verso il sud del 4. In aeroporto non c'è nessuno, è praticamente vuoto, quindi niente, sostanzialmente non ho nulla da dirvi. Sono stato buttato 4 ore in aeroporto aspettando il check-in, adesso devo stare buttato un'altra ora e mezza aspettando l'imbarco. Facciamo che ci vediamo direttamente quando arriva il volo, eh? Dai, bella!
Ciao. Non vi ho fatto vedere quando sono uscito dall'aeroporto perché sostanzialmente c'era la mia famiglia, non ci vedevamo da 5-6 mesi, quindi non ci siamo abbracciati e baciati, ecco, però non sono stato lì a clippare quello che facevo. In ogni caso, sono arrivato. Questa è la bellissima casettina in cui passerò la mia quarantena. Mi faccio una doccia e poi parliamo di un paio di robe al volo. Ok. Buongiorno, so che ieri sera vi avevo detto che ci saremmo visti dopo la doccia, ma ero sfinito e non ce l'ho fatta. Sono andato a dormire prima di mezzanotte, dopo 18 ore di viaggio. Adesso voglio fare due considerazioni veloci e poi vi faccio vedere un pochettino dove passerò la mia quarantena. La prima è che le TV hanno detto un sacco di cagate, nel senso, io già non sono un fan della televisione. Ieri mi aspettavo un esodo. Una sorta di pienone tra stazioni e aeroporti. La verità è che non c'era quasi nessuno, c'era pochissima gente in giro. L'aereo aveva delle misure di sicurezza fatte benissimo, i treni avevano delle misure di distanziamento sociale, c'era personale ovunque che ti veniva a bacchettare se stavi troppo vicino alle altre persone. No, è stato veramente safe. Già a partire dal treno Trento-Verona, sostanzialmente era tutto chiuso, a parte un bar che però ti dava le robe solo dall'asporto. In aereo ci si sedeva a zigzag, no? Quindi assolutamente distanza sociale assicurata. Poi l'aereo è atterrato, ci siamo alzati in piedi per prendere i bagagli dalle cappelliere, eravamo tutti appiccicati, però uno non può prevedere di evitare tutto, perciò non do la colpa a nessuno degli addetti ai lavori. Però per il resto è stato un viaggio carino, ma estenuante. Perché sono partito alle 6 e mezza e sono arrivato a casa praticamente a mezzanotte. Quindi la fine, veramente la fine, cioè. Allora, qua è dove passerò la quarantena. È una casetta di campagna. Aspetta, eccola qui. Una casetta di campagna molto carina, in mezzo al verde. È bellissimo, era quello, è esattamente quello di cui avevo bisogno. Quella è la rocca del mio paese. Barbecue, tutto quello che mi serve per grigliare, un sacco di verde, un sacco di luce dal sole, che era quello di cui mi lamentavo a Trento, no? La mancanza di luce dal sole era esattamente quello di cui mi lamentavo a Trento. Qui sicuramente non mi manca la luce del sole. Ed è spettacolare. Poi ho una via praticamente semi-privata qui accanto dove potrò andare a farmi delle corse. Ed è comunque l'unica via di accesso per la casa. Quindi quando farò la denuncia, perché ora faccio colazione e faccio la denuncia all'ASL, mi verranno a fare i controlli, ma comunque si passerà per forza da lì, quindi non rischio praticamente nulla. E poi c'ho il mio sacco da box, così riprendo a tirare qualche pugno. Bene, questo video finisce qui. Mi fa piacere che abbiate condiviso i vostri 15 minuti con me a vedere il mio viaggio. Per me sono state 25 ore che ho avuto piacere di condividere con voi. Ti invito a iscriverti al canale, a seguirmi su Facebook e Instagram, a lasciare un commento e un mi piace a questo video. Se sei arrivato fino a qui, l'hai visto tutto, ti è piaciuto, quindi fallo, cazzo. E nulla, ci vediamo a un prossimo video. Bella!